Non sappiamo se è mai successo prima, forse no, crediamo di no, pensiamo proprio di no. È caso strano ed unico di un mese di gennaio dell'anno di grazia 2020 che vedrà il Jazz alle mura giocare per 4 domeniche consecutive al Palatagliate. Sono le bizzarrie del calendario che, oltre alle 3 gare già fissate in casa, vi ha aggiunto la partita con Ragusa, che aveva battuto le biancorosse nell'opening day di Chianciano Terme ai primi di ottobre, alla prima del campionato. Il Tour de Force sul parquet di casa comincerà domenica prossima, ore 21, in occasione dell'opening day, quando Ravelli e compagni affronteranno la Sicily Baikar Palermo, compagine neopromossa in netta crescita e che non andrà affatto sottovalutata. Seguiranno poi domenica 12 il big match con Ragusa, il 19 la sfida con la Della Fiore Broni e il 26, a completare il mese, il match contro il Limonta Costa Masnaga Lecco. 4 partite da giocare di fronte al proprio pubblico e da capitalizzare al meglio. Il problema è che Cocci Urlaro è ancora alle prese con il gravoso handicap di un roster ridotto all'osso. La Pastrello è fuori per tutta la stagione e anche la Vitari ne avrà ancora per un po' di tempo. L'unica speranza, almeno rispetto a Vigarano, è quella di recuperare Sara Madera, la cui presenza però al momento è ancora in forte dubbio. A ciò va aggiunto che anche sul mercato, e la società ha pensato anche di intervenire, c'è poco o nulla da reperire per avere una rotazione più plausibile alle esigenze del campionato e anche alla preparazione della partita durante la settimana.